bello vedere questo entusiasmo. No, ma è bello vedere che quando si combatte per delle idee, anche al di là dell'appartenenza politica, perché tu parli con chiunque, anche se hai idee diversissime, quegli arresti gridano vendetta a Dio, cioè non puoi arrestare delle persone che non hanno fatto nulla, che hanno fatto, non è neanche un carro armato, è un trattore con su tre lamiere ridicole e finiscono in galera, cioè non, è inammissibile, tu hai delinquenti veri a piede libero perché è notorio, il governo che sta rischiando, ma lo faranno perché ormai la linea è quella, quando ci sono troppi detenuti in carcere liberano delinquenti, quelli che escono sono spacciatori, sono ladri, sono criminali veri e vengono arrestati. Ma non c'è un motivo, cioè, allora, o è un'azione repressiva da stato di polizia e fa ridere, cioè uno pensa che sia una repubblica delle banane, non è stato di polizia, oppure è un magistrato che evidentemente non ha mica tutte le carte a posto, perché pensare che queste persone siano socialmente pericolose, io qualcuna li conosco di queste persone, io posso pensarla come loro diversamente da loro, ma sono padri di famiglia che non hanno mai fatto nulla in vita loro, sono disperati, non ce la fanno arrivare alla fine del mese. Hanno fatto un'azione di protesta, si arrestassero la gente per i discorsi dal bar, cioè le intercettazioni, uno dice se catemo mai al pane e salame e quell'altro dice no, tiremo i candelotti, ma sapete le cazzate che dico io al telefono, no? Dovrei andare in galera io tutta la vita. E questi arresti sono serviti addirittura per compattare il Veneto, la piazza piena è la dimostrazione. Ma non solo il Veneto, perché oggi c'erano presenti i cittadini di tutto il nord, perché quando tu processi le idee, arresti le idee, logico la gente si ribella, cioè, no, è inaccettabile, cioè, i problemi dello Stato sono troppe tasse, troppa spesa pubblica, uno Stato che non dà una risposta che sia una, fa promessa, adesso è arrivato Matteo Renzi che promette anche lui chissà che cosa, non lo manterrà, e la risposta è arrestare e processare chi dice un'idea diversa da chi governa, è veramente, ripeto, sarebbe uno Stato di polizia, ma siccome il nostro è uno Stato di polizia, perché fa ridere la Repubblica delle Banane. Com'è parlare davanti a così tanta gente? Ma davanti a così tanta gente, tra l'altro molto carica, sono loro che ci danno la spinta, è normale, noi cerchiamo di interpretare quello che è il loro pensiero e oggi il loro pensiero era quello della libertà, di una azione assurda da parte di alcuni magistrati, di una cosa che non ha senso perché uno Stato che libera i delinquenti e negli stessi giorni mette in galera delle persone che vogliono indipendenza fa capire in che Stato viviamo, in uno Stato ormai alla fine, alla frutta e dal quale dobbiamo liberarsi al più presto. Si aspettava così tanta gente? Devo dire che di sì, perché ho sentito, ho visto sui social network, ma anche in generale persone che continuavano a chiamare per chiederci dov'era la piazza, per chiederci com'era l'organizzazione. È stata organizzata tra l'altro in pochissimi giorni ed è stata una grandissima soddisfazione. La Lega è tornata forte e la Lega adesso farà il vero tanco, nel senso che non ci ferma più nessuno. Ma in Europa cosa diranno di queste aree indipendentiste venete? Oggi c'era qui la TV russa. Questo fa già capire che il lavoro fatto al Parlamento europeo, in Unione Europea, dai nostri rappresentanti è stato un lavoro valido. Ovviamente stiamo lavorando con Marine Le Pen, come molti di voi già sapranno, stiamo lavorando con Strache dell'FPO, stiamo lavorando con i fiamminghi, stiamo lavorando con gli scozzesi, i catalani. Penso che sappiano molto bene che cos'è il Veneto, che cosa vogliono le regioni del nord e penso che ci appoggeranno in tanti e quindi non siamo più da soli. Magari come eravamo qualche tempo fa, siamo assieme a tanti altri popoli che vogliono cambiare anche l'Unione Europea. Perché la voglia di indipendenza che c'è qua in Veneto nessuno può fermarla, nessuno può arrestarla. Ormai la gente veneta è incazzata, lo dimostra anche il fatto che qui in piazza non ne può più di uno Stato che arresta delle persone che hanno degli ideali e lascia libertà, è libera dei delinquenti. Ma dove siamo finiti? È evidente che dobbiamo mandare un messaggio forte qui da Verona, ma non ci fermeremo. Perché diciamo chiaramente a Roma, se pensate che oggi si finisca tutto e che domani sia tutto come prima, no, quindi sbagliate davvero, perché la gente, il Veneto si è svegliato, i Veneti sono svegliati, vogliamo che i nostri soldi rimangano qua, vogliamo la nostra indipendenza. Queste sono le giornate in cui essere veneti dà ancora più orgoglio. Sì, è grandissima manifestazione vedere che in tre giorni sono mosse così tante persone da tutta la Padania, sono arrivate le gente da Torino, dalla Liguria, dall'Emilia, dalla Romagna, veramente scalda il cuore. Mi ricorda un po' gli anni 96-97 quando sono partiti le prime indagini su noi della Lega e che sono ancora in corso perché c'è ancora il processo, ma vedere che il popolo ti è vicino dà una mano, penso anche per queste persone che sono in carcere, a tenere duro e sapere di essere nel giusto e
essere liberi e portare avanti la propria idea è la cosa che ci differenzia dagli animali. Noi siamo uomini, uomini veri. Nicola Molteni, una di quelle giornate da ricordare. Una giornata storica, una grande risposta di popolo allo Stato canaglia italiano, uno Stato che vuole processare le idee, vuole mettere in carcere le idee di autonomia e di indipendenza. Oggi c'è stata una grande risposta del popolo veneto, ma non solo del popolo veneto, la battaglia di indipendenza, la battaglia di autonomia del Veneto e dei territori è una battaglia reale, gli strumenti che lo Stato canaglia vuole mettere in atto per bloccare questa battaglia di libertà non la bloccheranno. Io credo che quando il popolo si muove, quando il grande popolo del nord, il popolo veneto, il popolo lombardo si muove, non basta e non ci potrà essere uno Stato a bloccare questa battaglia, questa voglia di libertà che è una voglia ormai contagiosa e che porterà alla libertà, all'indipendenza, all'autonomia del popolo veneto, ma non solo del popolo veneto. Lei molto spesso ha denunciato questo Stato per lo svuotacarceri, perché il essere clandestino non è più reato e invece vanno in prigione questi ragazzi. La vergogna di questo paese è che esattamente lo stesso giorno in cui 24 liberi cittadini veneti sono stati messi in galera è stato approvato in Parlamento con la responsabilità di tutti i partiti tranne della Lega il quarto svuotacarceri. Si rimettono in libertà pedofili, spacciatori, mafiosi, ladri, criminali, si mettono in galera gente onesta. Questo è uno Stato canaglia, è uno Stato che merita la grande risposta che oggi ha avuto il popolo veneto, il popolo del nord, il popolo della Lega, ma non solo il popolo della Lega. Le idee non si processano, gli uomini onesti non si mettono in galera si mettono i criminali. Io credo che da oggi parta veramente quel percorso di libertà, quella traversata nel deserto che porterà alla libertà del Veneto, alla libertà del nord. Il vento qua in Veneto soffia forte, il vento per l'indipendenza. Beh, oggi è una manifestazione molto importante. E io spero che arrivino migliaia di persone, ma già vedo che la piazza è strapiena. È importante far sentire la nostra solidarietà nei confronti di queste 25 persone che sono stati indagati e arrestati, degli arresti assurdi e incredibili perché erano, come è stato confermato poi anche dagli interrogatori, delle pure azioni dimostrative, come è stato fatto poi nel 97. Noi diciamo che le idee non possono essere messe in gabbia e quindi siamo qua tutti assieme a dire viva il Veneto, liberate i nostri fratelli veneti. Quanti chilometri ha fatto per essere qui? Molti, sono venuto dalla Sardegna, immagino un po', da Cagliari saranno 1500 su cosa. Sono sceso a Milano e poi sono venuto qua. Sono venuto per dare la solidarietà agli arrestati, visto che anche a me mi hanno perquisito e la cosa più orribile è che mi hanno sequestrato la bandiera che aveva un ufficio appesa sulla parete della Serenissima di Venezia, di Leone San Marco. In più mi hanno preso anche il foulard, te lo immagini. È uno Stato che ha paura degli indipendentisti? Molta paura e oggi mi sa che ne dovrà avere ancora di più di paura. Dopo questa manifestazione forte.